Questo è il primo anno, diciamo, di Erdis, di un sistema unico, a tutti gli studenti nella regione Marche, universitari, accedono nella stessa modalità alla borsa di studio. E una volta ogni area aveva un po' i suoi metodi, strumenti e altro, oggi tutti, oltre ad aver ricevuto una risposta, hanno risposto di tipo omogeneo. Quindi gran parte degli studenti avranno anche la quota della borsa diciamo, di studio in denaro, e gli altri per ora in servizio, poi con il FUS definitivo vediamo anche cosa accadrà nel resto del sistema, però ecco, la novità è che di fronte ai timori del cambiamento si sta dimostrando invece efficace un metodo che dà tutti gli stessi diritti. Con questo nuovo ordinamento viene migliorata l'erogazione del servizio allo studio e quindi delle borse di studio, degli alloggi, di tutto ciò che concerne il diritto allo studio. Abbiamo intanto raggiunto, siamo a metà strada, diciamo a tre quarti per essere più precisi, non abbiamo più i quattro ERSU ma abbiamo un ERDIS, un ente unico secondo le direttive del Ministero. Abbiamo avuto la graduatoria unica per le borse di studio e quindi siamo anche contenti perché non ci sono idonei non beneficiari, ma tutti i ragazzi hanno avuto la borsa di studio e queste sono delle notizie positivissime. C'è un'energia e una sinergia di risorse notevoli che va dai 9 milioni messi dalla Regione Marche per la prima volta nella storia della Regione, più i fondi ministeriali, più il fondo del sisma, più tutto l'impegno e l'intendimento forte di incentivare con una garanzia economica il diritto allo studio marchigiano. Quello che ci manca è vedere la forma della gestione e adesso con un grande dialogo con gli Atenei e con la componente studentesca e con il personale dell'ERDIS vedremo qual è la soluzione migliore per la gestione fisica.